Robby, lo sai che sei tanto importante per me? Ma io lo sono per te? No, 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 assolutamente no! Come no? Non sono importante per te? Assolutamente no, ma ti pare? Ti pare? No, non pusharli, non pusharli, ma ti pare? Pushare? Ma che cosa significa? Io pensavo che tu ci tenessi a me. E invece sei come tutti gli altri. Anche se io so che tu non riusciresti a stare senza di me, vero? Ma che mi interessa a me? Ma fai quello che ti pare. No, se vuoi pusharli, pushali. Io no. Io no, rimango bene qui dove sto. Ah, quindi non ti interessa di me? Va bene, vado via, ciao. Ecco, io lo sapevo. Ti avevo detto che non dovevi pushare. Abbiamo perso un'altra battaglia reale. Adesso stacco perché devo andare da Dani, che mi manca. Mannaggia lui, proprio non sa giocare a Fortnite. Piuttosto, che ore sono? Ma no, è tardissimo, ho passato troppo tempo a giocare. Dani doveva stare qui già da un pezzo. Però ancora non è arrivata. Bah, forse oggi farà tardi. Vabbè, adesso la chiamo allora. Io davvero non ci posso credere che Robby sa stare senza di me. Ah, ecco, mi sta chiamando. Forse vorrà chiedermi scusa. No, no, non mi interessa. Io non risponderò. Anzi, lo metterò alla prova. Scomparirò per ben 24 ore e poi vediamo come sa stare senza di me. Strano, mi ha chiuso la chiamata. Dani di solito mi risponde sempre. Oh oh, vuoi vedere che per sbaglio ho fatto qualche casino e non me ne sono neanche accorto? Ma che cosa potrei aver fatto? Le ho dato il buongiorno, la buonanotte. E la stavo anche aspettando. Vabbè, prima o poi arriverà. Ecco, sono pronta. Questo è il mio kit di sopravvivenza. Bene, abbiamo delle patatine, un po' di Nutella perché la Nutella non può mancare, una luce e dell'acqua. E poi mi andrò a nascondere qui dentro. Sono sicura che Robby nell'armadio non mi troverà mai e poi mai. Bene, è arrivato il momento di nascondersi. Mi devo rannicchiare qui dentro. Ecco qui la mia Nutella. Bene, adesso imparerà come stare senza di Dani. Addio. Eccomi qui. Finalmente sono nascosta nell'armadio. E devo dire che questa lucina era indispensabile. Un saluto ad Anna Romeo, che è diventata un'amica di Dani e Robby. Io ancora non ci posso pensare che Robby abbia detto che non sa stare senza di me. Poi voglio vedere come sa stare senza i miei bacini e senza tante altre cose che io faccio. Magari le mando un messaggino. Dani, ma dove sei finita? Ti sto aspettando da tantissimo tempo. Dove sei? Mi manchi? Che strano. Mi ha anche inviato un messaggio. Sapete che vi dico? Visualizzerò il messaggio e non risponderò. Così si impara. Ciao. Dani è sempre puntuale. Cioè, più o meno. Però non fa mai così tanto ritardo. Vabbè. Sono davvero, davvero arrabbiata. Raga, ho chiesto a mia mamma e lei ha detto che ha aperto la porta a Dani, quindi Dani è qui? Ma è possibile che è qui? Ma forse è andata via. Uffa, dobbiamo fare insieme un sacco di cose. In realtà sto anche iniziando ad avere fame. Vediamo un po' che cosa mi posso mangiare. La mia amata Nutella. Però raga, mi sono dimenticato un cucchiaino. Come farò a mangiare la mia Nutella così? Oh, ma Dani, perché non ci hai pensato prima? Ho sempre la strana sensazione come se mi stessi dimenticando qualcosa. È davvero strano. Raga, è entrato in stanza. Dobbiamo fare silenzio. Di solito a quest'ora tutti i giorni stiamo assieme. E invece oggi no. Adesso ci sta pensando e quando io prima gli ho chiesto se ci tenesse a me? Adesso vedrà, sì, non mi interessa. Già mi manca. Già mi manca. Allora, le teorie sono due. La prima è che Dani mi stia facendo uno scherzo e tipo si è nascosto da qualche parte. E la seconda invece è che boh, è andata via e non so per quale ragione. E se mi avesse lasciato, forse è entrata in camera e mi ha visto che giocavo a Fortnite. E siccome ho perso, ha deciso poi di andare via.
No, 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 sarebbe un casino solo perché ho perso una partita. Ah, vediamo. Dato che la Nutella non posso mangiarla, direi di mangiare le patatine. Sì. Ho cercato ovunque. È da tantissimo tempo che la sto cercando, ma niente, Dani non c'è. Significa che non mi sta facendo uno scherzo. È davvero andata via. Dani, almeno ti consolerai con le patatine, dato che per Robby non sei importante. Devo dire che sono veramente buone queste patatine. Più passa il tempo, più non so cosa fare senza Dani. È mai possibile? Ho anche fame, di solito è lei che tipo mi cucina qualcosina. Ho paura tipo di bruciarmi se cucino io. Uffa, però io non posso stare qui dentro fino a quando non mi troverà. Mi sento sola. No, Dani, tu devi essere arrabbiata con lui. Adesso vediamo se mi ha scritto qualche altro messaggio. Non mi ha scritto nessun messaggio oltre a quello di prima. Vabbè, sentiamo che cosa aveva da dire prima. Dani, ma dove sei finita? Ti sto aspettando da tantissimo tempo. Dove sei? Mi manchi? Sì, ti manco. Io non ci credo. Raga, ottime notizie. Ho chiesto a mia mamma se avesse visto Dani andare via di casa. E no, non l'ha vista. Quindi Dani è qui da qualche parte. E mi sta facendo uno scherzo. Non è arrabbiata con me. Però questa volta si è nascosta in una maniera super super strana e difficile da trovare. Mi sa proprio che mi addormenterò un po' qui. Forse sta nel bagnetto. No, qui non c'è. Robby è tornato in stanza. Forse sta sotto al letto. No, neanche qui. Sotto al letto? Ma secondo te, Robby, io mi nascondevo sotto il letto per scomparire e nascondermi per sempre da te? No, no, mi spiace, io sono la regina del nascondino. Forse in una di queste scatole, ma dubito, neanche dietro, non c'è, neanche sopra. Dani è scomparsa del tutto, ragazzi. Magari è stata rapita. Qualcuno può essere che ha rapito Dani. Sì, sta dicendo che io sono stata rapita. Sì, e da chi dovevo essere rapita? Dagli alieni. E se fossero stati gli alieni a rapire Dani? No, sarebbe un casino. Oh no, 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 devo chiamare la polizia. Gli alieni hanno rapito Dani, no, mio Dio. Non ci posso pensare, veramente. Ha pensato che siano stati gli alieni a rapirmi e vuole chiamare la polizia. Ma chiamasse la polizia, voglio proprio vedere che cosa gli risponderà. Pronto? Pronto? Sì? Polizia? La mia ragazza è stata rapita dagli alieni. Perché ridete? La mia ragazza non è qui. Allora, mia mamma ha detto che non è andata via, però l'ha vista entrare. Non ci posso credere. Mi hanno chiuso il telefono in faccia. Sono contenta, bravi poliziotti, se lo merita. Uffa, raga, ma Dani sa che io proprio non riesco a stare senza di lei. Lei è un po' una parte del mio cuoricino, senza di lei non so cosa fare, dove andare. Non so fare niente. Mi manca davvero tanto, raga. Mi sta dicendo davvero tante parole dolci. Secondo voi dovrei uscire dal nascondiglio? Scrivetelo qui sotto nei commenti. Forse dovrei perdonarlo? Se solo fosse qui con me. Non lo so. Le regalerei tipo una borsa nuova. O la porterei a mangiare tanta Nutella, perché le piace tanto. Davvero? Dani! E tu cosa ci fai lì? Non eri stata rapita dagli alieni? Robby, ma quale alieni? Ma secondo te esistono gli alieni? Ma che cosa stai dicendo? Ma secondo me esistono gli alieni. L'universo è super grande. Alieni a parte, tu hai detto che io non sono importante per te. Ma se adesso è la prima volta che parliamo di persona oggi? No, prima me lo hai detto mentre avevi le cuffie e giocavi a Fortnite. Ma non ci credo! Avevo detto al mio team che non mi importava se volevano pushare, cioè andare dai nemici, perché io non volevo. Non ho mai detto che non volevo te. Ma io che ne posso sapere, Robby? Vabbè, allora mi sa che ti dovrò perdonare. Mi hai fatto stare tutta la giornata in pensiero per te, per questa scemenza. Scusa.